Il farmaco non è fatto solo di principio attivo. Altri componenti sono necessari per ottenere una formulazione in grado di garantire un effetto terapeutico. La scelta degli eccipienti, la quantità che se ne utilizza, ma soprattutto il processo di fabbricazione sono determinanti nel garantire la qualità del farmaco. Prima di avviare un processo produttivo vengono effettuati approfonditi studi per garantire che non vi siano interferenze tra principio attivo ed eccipienti, che potrebbero indurre una riduzione dell'effetto terapeutico. Attraverso poi un processo produttivo di qualità si riesce ad esempio a garantire una compatibilità tra il principio attivo e gli eccipienti, in modo tale che formino un legame stabile durante tutto il ciclo di vita del farmaco. Facciamo un esempio: la possibilità di associare due farmaci antidolorifici all'interno di un'unica formulazione, problema che abbiamo affrontato per generare un nuovo farmaco con lo scopo di crearne uno ancora più potente ed efficace dei due singoli componenti, non è un'operazione banale, come potrebbe sembrare apparentemente. In realtà ha presentato una serie di complessità che solo la lunga esperienza maturata fino ad oggi dal gruppo Merarini in ambito farmaceutico e le competenze tecnologiche a disposizione hanno consentito di raggiungere. Quindi ogni processo produttivo presenta delle specifiche di lavorazione dei componenti del farmaco che lo rendono unico.